Baroni nel turno infrasettimanale appena passato ci è voluta la nebbia. Per riuscirci questo pomeriggio al San Nicola invece servirà il miglior Bari della stagione. I pugliesi hanno tutte le carte in regola per rimanere nei piani altissimi della classifica, ma per farlo serve quella continuità che Davide Nicola cerca da inizio anno. Amici sportivi, benvenuti al San Nicola per un appassionante Bari Novara, incontro valido per l'undicesima giornata della Serie B con te.it. Arbitra l'incontro il signor Vincenzo Ripa della sezione di Nocera Inferiori. L'avvio è tutto di marca piemontese contro Est, che dopo appena un minuto si incune in aria costringendo la retroguardia biancorossa a rifugiarsi in angolo. Il Bari cresce in un quarto d'ora, crea almeno 4 occasioni da gol. La più nitida è quella che al 12esimo porta Rosina al tiro dopo una combinazione con Puskas, destro da posizione defilata e palla sulla base alta del palo. Da apprezzare ancora nel replay il tentativo dell'ex fantasista del Catania. 5 minuti più tardi l'altra nitida palla gol dei Galletti. Don Corec a Farbio nell'azione sul lato destro, la palla arriva a Sansone sulla cui conclusione decisiva la deviazione di Poli in scivolata. Nel momento migliore dei Galletti arriva però il vantaggio del Novara. Angolo di Viola, doppia sponda di Galabino prima e Troest poi, e colpo di testa vincente di Faragò che al 21esimo sfrutta al meglio l'uscita non impeccabile di Guarna. L'1-0 manda in confusione i padroni di casa, che tornano a farsi pericolosi soltanto nella ripresa. A crederci più di ogni altro è ancora Rosina, che svaria sulla tre quarti, ma le sue scorribande producono al massimo cross ben controllati da Da Costa. È anzi il Novara a sfiorare il raddoppio con Gonzales, che al 58esimo vede Guarna fuori dai pali e per poco non lo sorprende con un tiro da centrocampo. Nella girandola dei cambi c'è posto per Maniero, che all'82esimo va vicinissimo al pareggio, mandando al lato di un soffio un colpo di testa dal limite dell'area piccola. Nel recupero Rodriguez avrebbe anche la palla del 2-0, ma Guarna è decisivo nel respingere con i piedi il diagonale destro dell'attaccante svizzero. Dal possibile raddoppio all'incredibile pareggio del Bari, è il 93esimo quando De Luca mette in mezzo un cross velenoso che Faraoni devia goffamente nella propria porta. Finisce 1-1 tra i fischi del San Nicola, comunque insoddisfatto della prestazione dei biancorossi, mentre per il Novara il pareggio ha l'amaro sapore della beffa.